Zia. Dove vai? Ad arruolarmi. Arruolarti? Sì, non lo sai ancora. Napoleone è scappato dall'Elba e sta radunando il suo esercito. Sì, lo so. Io non posso stare qui fermo. Devo raggiungerlo e... E combattere? Sì, come tuo marito. L'Italia non deve essere più schiava dell'Austria. Napoleone ci libererà. Non sai di che cosa parli? Sì, sì, lo so. Tu me l'hai insegnato. Tu e il caro Abate Blanes. Così rischierai la vita? Sì, la voglio rischiare per la libertà. Sei così giovane. Presto non lo sarò più. Aspetta. Prendila. Era di tuo marito. Io non posso. Prendila. Ti amava, ne sarebbe fiero. Sei bello come lui. Vorrei essere un eroe come lui. Meglio che vada prima che mio padre se ne accorga. Lo sai come la pensa. A mia madre dille che... Le parlerò io. Come posso ringraziarti? Torna. Non potete non saperlo, siete sua madre. Io non so dove sia nostro figlio, ve lo giuro. Gina, a te Fabrizio dice tutto. Mi dice tutto perché sa che può contare sulla mia discrezione. Discrezione? Discrezione? Un'altra delle sue follie e tutti rideranno della famiglia del Dongo, da Milano fino a Vienna. Pensavo fossi in pena per tuo figlio, non per il tuo nome. Io lo so dov'è mio fratello. In Francia, a combattere per Napoleone. Oddio. Oddio, che sciagura che si abbatte su di noi. Così adesso tutti gli austriaci penseranno che la nostra famiglia è fatta solo di traditori. A meno che... A meno che? A meno che non lo denunciamo noi stessi come traditore. Ma cosa stai dicendo, Ascanio? Denunciarlo per tradimento significa condannarlo a morte. Che cosa vuoi che sia una condanna a morte per una persona che è disposta a morire per Napoleone? Sei stata tu, anno dopo anno, a infilare in testa a Fabrizio quelle idee assurde. Libertà, fraternità e tutto il resto. Se commetterà questa follia è colpa tua! Soltanto colpa tua!
Beh, lo sai usare almeno un fucile? Sì, sì, certo. Questi servono rinforzi e quelli ci mandano i signorini. Ma vedi quello? Prendi divisa e fucile, almeno sembrerai soldato. Te, vieni qua. Andiamo! Fai? L'imperatore sta scappando! Dove vai? A raggiungere l'imperatore! Ma non vedi, sta fuggendo! Signore? Beh, nessuno mi chiede perché sono in alta uniforme? Prego. Certo, non per andare in guerra. Non ci saranno più guerre. Napoleone è stato sconfitto a Waterloo e finalmente in Europa gli austriaci riporteranno l'ordine. E Fabrizio? Per me non esiste più. Ma come potete? E se fosse morto? Beh, per la nostra famiglia sarebbe molto meglio così. E comunque non ne voglio parlare più. Mai più. Non piangere. Sono sicura che Fabrizio è vivo. Riuscirò ad avere sue notizie. Ho degli amici a Milano. Sì, Gina, vai a Milano. Cara Contessa, che gioia rivederla. Grazie, barone Binder. La Contessa Pietranera, suo marito aveva combattuto per Napoleone. Si dice Contessa, che lei ne condivida tuttora le idee. Lo so, lo grazie. So. Ma voi conoscete donna più bella in tutto l'impero? Contessa? Signor governatore. Sì. Ah, sì. E poi mi hanno parlato molto bene dell'orchestra, sapete? E sorpresa meravigliosa. Sapevo di trovarvi qui a Milano, Conte Mosca. È per voi che sono venuta. Per me? Allontaniamoci, vi prego. Sì, certo. Allora, che cosa mi dovete dire? Non abbiamo più notizie di mio nipote Fabrizio del Dongo. Ah. Sì. Fabrizio ha avuto l'imprudenza di raggiungere l'esercito di Napoleone a Waterloo. L'imprudenza, diciamo il coraggio. Il coraggio, sì. Solo che io e sua madre siamo disperate. Napoleone è stato sconfitto e noi non abbiamo più sue notizie. Ma vostro fratello, il marchese del Dongo? Mio fratello ha rinnegato Fabrizio. Per lui è un traditore. E per voi è un eroe. Ha solo 18 anni. È pieno di impeto, di ideali. Vi somiglia. Cercherò di aiutarvi, lo ritroverò. Ve lo prometto. Vi ringrazio con tutto il cuore. Siete l'uomo migliore che io conosca. Ma non rischiate di compromettervi? Rendervi felice è un piacere per me. Gina, non tornate a Grianta da vostro fratello. Non è una vita degna di voi. Meritate di meglio, molto meglio. E dove volete che vada? Senza un patrimonio? Restate con me.
Per voi sono pronto a lasciare tutto. Il mio palazzo, la carica di ministro a Parma. Caro Conte, ci siamo sempre detti la verità. Mentirei dicendovi che sono innamorata di voi come una donna che ama 20 anni. Ma provo per voi una tenerezza e un'ammirazione che non ho mai provato per nessuno. Siete il mio unico amico. E se non foste già sposato? Non vedo mia moglie da 10 anni. Venite a Parma con me. E che cosa diranno a corte? Ecco la vedova Pietranera, nata del Dongo. Amante del conte Mosca? Perdonatemi. Pensavo solo a me stesso. Sono un egoista. No, non lo siete. Per questo mi sono rivolta a voi. Farò tutto il possibile per farvi ritrovare Fabrizio. Hai una pensione di 1500 franchi. Ah? È un anno, 9 mesi e 3 giorni che sei mia ospite. E siccome non sei più così giovane, forse converrebbe che... Che cosa vuoi? Combinarmi un matrimonio? Abbiamo qualcuno da presentarti. È evidente che non perderai mai il vizio di sistemarmi. Beh, se tu avessi seguito i miei consigli a suo tempo invece di sposare un ufficiale senza un soldo, non saresti in questa situazione, oggi. Sposare un uomo imparruccato? Ancora rido al pensiero. Meglio un uomo in parrucca vivo che un uomo morto in un duello per difendere l'onore di Napoleone, come un certo conte di Pietranera ha fatto. Era mio marito. Parla di lui con rispetto. Oh, lo devi a me se non abiti più a un quinto piano, sai? Situazione che imbarazzava te, non me. All'idea che si dicesse che tua sorella viveva in miseria. Meglio dire che mi è venduta al miglior offerente. Perché non sono nella mia camera? Perché parli sottovoce? Tuo padre non deve sapere che sei tornato. Ascanio ti ha denunciato. Come mi ha denunciato? Ha dichiarato alla polizia che hai raggiunto Napoleone per consegnargli dei documenti segreti. Napoleone ha perso la sua battaglia. E io ho perso tutto. Sei vivo. Ma se ti prendono ti impiccano. Per gli austriaci, per tuo padre, sei un traditore. E io? Stanotte rimani qui, nella mia camera. Chi ti ha curato? Una vivandiera. Acqua. Acqua. Le donne faranno la tua fortuna. Quando sei partito sono stata male. Ero fiera di te.
Però mi mancavi. Avevo paura di non vederti più. E ora eccoti qua. Grazie a Dio. Solo adesso capisco fino a che punto tengo a te e quanto ho sofferto per amore. Dovevo rivederla, abate. Figlio, figlio mio, sapevo che saresti tornato. Dopo quest'ultima gioia posso morire in pace. Tra 5 mesi non ci sarò più. Spero che per questa volta le vostre previsioni siano false. No, le mie previsioni sono sempre esatte. È la tua carta astrale, il tuo destino. Quando sono qui con voi, mi sembra di avere ancora 10 anni. Fabrizio, vieni a vedere le stelle. Fabrizio, Fabrizio, devi andartene. Ti cercano. Tua zia ti aspetta sulla strada per Milano. Su, avanti, muoviti. Muoviti. Fabrizio, presto! Sali!
A Milano! La persona che ci può aiutare è un ministro. Non di Milano, purtroppo, ma del Principato di Parma. È famoso in tutta Europa. Fabrizio, mi ascolti? Scusami. A cosa pensi? Che farei meglio a consegnarmi alla polizia. Tanto vale salire sulla forca, allora. Almeno morirei valorosamente. Da eroe della libertà. Ferma! Ferma! Sì! Scendete. Lascia parlare me. Mi dichiaro in arresto, generale Conti. Voi credete che questo giovane sia un generale? Voi siete Clelia, la figlia del generale. Come no? E lui è mio padre, allora? Passaporti. Sono la contessa Pietranera. Per recarmi a Milano non ho bisogno di passaporti. Voi siete la vedova del conte Pietranera. Ho prestato servizio sotto vostro marito al tempo del viceré Eugenio. Maresciallo, li abbiamo trovati. Siete voi, Fabio Conti? Generale Fabio Conti. Generale, non avete presentato il passaporto alla dogana di Como? Non avrei potuto. Ormai ero in barca sul lago. Fatemi tornare in albergo e vi dimostrerò chi sono. Un generale di Sua Altezza, il principe di Parma. Ma qui noi non siamo a Parma. E voi, secondo me, non siete neanche un generale. Siete una spia. Dove sono i soldati? Arrestatelo. Fermi, lasciate stare mio padre. E arrestate anche lei. Ah, Clelia. Sei tu. Solo adesso ti riconosco. Sono io, Fabrizio. Non ti ricordi? Certo, Fabrizio. Signor maresciallo, vi assicuro che si tratta proprio del generale Conti e di sua figlia, Clelia. Vi esorto perciò a lasciarli liberi. In rispetto alla memoria del conte Pietranera, chiudiamo qua la questione. Siete libero. Andiamo. Come posso ringraziarvi? Ricordatevi solo il mio nome, se mai dovessi passare per Parma. Fabrizio Del Tonco. Clelia. Fabrizio. Un gesto nobile, ma molto sconsiderato. Sei tu che mi hai insegnato ad essere così. Buonasera. Il conte Mosca? Nel suo palco, contessa. Da un'ora. E mi ha pagato per non far entrare nessuno a parte voi. Oh, eccoli, finalmente. Che piacere. Fabrizio è tornato, grazie a voi. Gli ho solo fatto avere un passaporto. Il passaporto di un mercante di barometri. Dove si trova ora vostro nipote? Qui, a Milano. L'ho portato con me. A Agrianta suo padre lo farebbe arrestare. Spero che l'abbiate nascosto bene. Non ci sarà alcuna indulgenza per quelli che hanno combattuto per Napoleone. Lo so. Non può rimanere qui. Deve andare a Londra o a Parigi. No, è impossibile. Non accetterà mai. Non può vivere lontano dall'Italia. C'è un'unica soluzione. Una carriera ecclesiastica, così la Chiesa lo proteggerà. Fabrizio, prete. No. O almeno non subito. Per ora basta che finga di studiare teologia in uno stato dove non è ricercato. A Napoli, per esempio. E poi? E poi, nella mia posizione,
Mi sarebbe facile farlo venire a Parma presso l'arcivescovo, che è il solo a cui il principe non oserà mai opporsi. E voi gli sareste vicina. A Parma? Sì, a Parma. A Parma c'è un certo Duca Sanseverina, un vedovo di 78 anni, immensamente ricco. E con un solo rammarico, non essere diventato ambasciatore a Londra come suo padre. Ambizione che come ministro posso risolvergli. Gina, sposatelo. Partirà per Londra il giorno stesso del matrimonio. Non lo rivedrete più. Sarete duchessa. E avrete per voi Palazzo Sanseverina. È il più bello del Principato, senza ombra di dubbio. Ed è poco fuori Parma. E Fabrizio? Fabrizio farà carriera nella Chiesa. Vicario dell'arcivescovo e poi vescovo. E io sarò l'uomo più felice al mondo. La vostra è una proposta alquanto immorale. A Parma è immorale solo ciò che dispiace al principe. Quanto il resto è come un gioco, come il whist. Fareste mai obiezioni morali alle regole del whist? No. Gina, se non accettate basterà una vostra parola e lascerò tutto pur di seguirvi. Vostra Eccellenza, lo spettacolo sta per cominciare. Ma dove credevi stare? Oh, bella Fiola. Quant'è che vuoi? Oh, ma guarda che ti pago bene, eh. Beh, dove vai? Una carriera nella Chiesa. Waterloo ti ha precluso la carriera militare in qualsiasi esercito d'Europa. Saresti a riparo dalla condanna a morte. Hai 3 generazioni di arcivescovi fra i tuoi avi. Sei un Valserra del Dongo. Hai il dovere di essere un gran signore, nobile e generoso. E l'amore di una donna? Dovrò rinunciarvi per sempre. Non c'è bisogno di diventare un prete esemplare. Un piccolo intrico galante condotto discretamente ti sarà perdonato. Sì, è ipocrita, lo so. Ma i tempi sono cambiati. La sincerità non è più di moda. Certo. È per questo che sposi un vecchio duca per vivere con un vecchio conte. Il conte Mosca non è vecchio. E io non sono più così giovane. Almeno in questo con me sii sincera. È per amore che vai a Parma. Sì. È per amore. Vi presento il Duca Sanseverina. I miei omaggi, signora. Siete davvero incantevole. Questa sarà la vostra casa, contessa. Dichiaro marito e moglie finché morte non vi separi.
Oggi comincerete un cammino che vi porterà a Dio. Arriverete a Lui che vi ha chiamato e vi sta aspettando. Siatene certi. Grazie. Bene. Tutto come promesso. Vostro marito in viaggio per Londra, vostro nipote al sicuro in un seminario di Napoli e voi, duchessa. Non ho mai dubitato della vostra parola. Non dubitate mai del mio amore. Pensavo di morire sola, triste, nel palazzo di mio fratello. Oggi sono rinata. No. Vi è stata restituita una vita degna di voi. Duchessa. Conte. Aspettate. Restate. Siate voi stessa. Piacerete al principe. Gli piacerete anche un po' troppo. Ferma. Generale. Conte, bentornato in città. Grazie. Conoscete la duchessa Sanseverina? Duchessa, ci rincontriamo. Sì, in circostanze piuttosto diverse. Che succede? Un'esecuzione. Che cosa hanno fatto? Sono compagni di Ferrante Palla, il rivoluzionario. Non mi risulta siano stati processati. Queste canaglie davanti a un giudice? È sufficiente la firma di Rassi. Amici, patrioti, viva la libertà! Viva l'Italia! Viva l'Italia! Prendetelo! Palla, prendetelo! Generale, ecco a cosa serve portare le canaglie davanti a un giudice. A non trasformarle in eroi, come ha fatto la vostra forca. Inseguitelo, muovetevi! Che animale ottuso. Sì, ma il principe approva. Il principe approva ogni repressione. Io cerco di farlo ragionare, ma i miei avversari alimentano le sue fobie. I vostri avversari? Chi sono? State per incontrarli, la marchesa Raversi e il ministro Rassi. Lei vanitosa come un pavone. Guardate chi arriva. Lui servile come un cane. Ah, duchessa Sanseverina. Sono sorpresa di incontrarvi. Il vostro matrimonio è stato così improvviso che non ho avuto il tempo di conoscervi. Io ho molto sentito parlare di voi in compenso. La vostra reputazione è giunta fino a Milano. Anche quella di Rassi, il nostro ministro della giustizia. Va ben oltre. Fama di inflessibilità. L'impiccagione cui abbiamo appena assistito lo dimostra. Vogliate scusarci, il principe ci aspetta.
La passione è cattiva consigliera, ha fatto perdere il decoro persino al nostro conte. Mi farà perdere ben altro che il decoro. Bentornato a Parma, conte Mosca. Grazie, Pernice. Di che umore è oggi? No, parla pure liberamente. È ansioso di fare bella figura con la duchessa giunta da Milano. Lo facciamolo attendere, allora. Prego. Altezza, il conte Mosca e la duchessa Sanseverina chiedono di essere ricevuti. Falli entrare. Prego. Vostra Altezza. Ora capisco perché vi assentate così spesso da Parma, mio caro Mosca. Duchessa. Il nostro piccolo principato vi sembrerà molto noioso rispetto al clamore di Milano. Eppure la duchessa è venuta qui a Parma. Non c'è da stupirsi, Altezza. Il vostro principato è un esempio per tutte le corti d'Europa. Sua Altezza la principessa Clara Paolina e Sua Altezza il principe ereditario Ranuccio Ernesto. Mia moglie e mio figlio sono impazienti di conoscervi. Mio Dio, signora, come siete bella. La vostra cortesia, Altezza, è degna di quella di vostro padre. Dicono che vostra Altezza sia un'esperta di giardinaggio e che i fiori delle vostre serre siano tra i più belli d'Italia. Anche io amo i fiori e sarei onorata di ascoltare i consigli che avrete la bontà di prodigarmi. Sarà un piacere. Bene, andate. Lasciateci soli. Prego, duchessa, accomodatevi. Come sta vostro fratello? Ho saputo che è stato nominato secondo gran maggiordomo maggiore dall'imperatore d'Austria. Un titolo degno di lui. Ditemi, il popolo di Milano è contento? L'imperatore è amato? Amato? Sì. Quanto merita di esserlo. E come avete conosciuto il duca Sanseverina? A una partita di whist. È incredibile. Io a quel gioco ho vinto al massimo 5 ducati. Il duca Sanseverino è un uomo molto fortunato. Meno di voi. Lui è a Londra e voi siete qui. Ricorda, devi morire. Ricorda, devi morire. Ricorda, devi morire. Ricorda. Ma chi veglia alla finestra? Che c'è sta un sole che ti aspetta. La 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 la. Carissima zia, leggo molto, studio, non soltanto la teologia. Ritrovo quegli slanci spirituali della mia adolescenza. Mi preparo alla vita che condurrò in futuro. Nel mio esilio a Napoli sto imparando a mostrarmi saggio e paziente. Non è facile, ma mi sto applicando.
Sarà questa l'ipocrisia. Frequento aristocratici e gente del popolo. Penso spesso al mio caro Pate Planes. Sarò grato tutta la vita a lui e a te per l'educazione che insieme mi avete dato. Buone notizie da Napoli? Dal trasporto con cui leggevate non può che essere una lettera di vostro nipote. Fabrizio segue i vostri consigli. Studia e vive senza tali scandali. Diventerà un arcivescovo stimato. E voi... voi la più bella stella della corte. Non mi avete ancora detto che impressione vi ha fatto il principe. Non è quel mostro che dicono. Lo diventa quando la sua vanità viene ferita. Godo del suo favore solo perché non la faccio arrossire quando è in preda alle sue ridicole fobie. A volte la notte mi fa chiamare in preda al terrore. Ha paura che ci sia qualche rivoluzionario sotto il suo letto. Io arrivo, controllo. Ovviamente non c'è nessuno. Ma non lo prendo in giro. Ammansire il tiranno. È tutta qui la vostra politica. Forse non lo sapete, ma siete voi il mostro. Può darsi. Ma con voi riesco addirittura a dimenticarlo. Zurla, che piacere vedervi. Duchessa. Vi pensavo lontani nella vostra villa di campagna. Era così, infatti. Ma mancare anche ad uno solo dei vostri giovedì sera sarebbe imperdonabile. Tutte queste personalità che perdono ore tutte le settimane per non mancare al ricevimento del giovedì sera. Temo che questo palazzo cominci a fare concorrenza a quello del principe. Sarà furioso. Sarebbe bene avvertirlo, visto che è l'unico a non partecipare. Permesso, scusate. Permesso. È stato come se... Duchessa, è arrivato il principe. Oh, Sua Altezza. Il principe. Vostra Altezza, quale privilegio? Il protocollo vuole che io non lasci la mia dimora per recarmi in quella di un suddito. Ma non importa, è un mio diritto come sovrano.
Tutta Parma parla dei vostri ricevimenti. E non ho potuto resistere. È un grande onore per me, eccellenza. Questa è la vostra dimora. Suggestivi. Li ho fatti arrivare da Canton. E questo vino dalla Francia, immagino. È l'unica cosa buona che può arrivare da Oltralpe. Sapete, non riesco più ad immaginare Parma priva della vostra grazia. Senza di voi mi sentirei solo. La solitudine è privilegio dei sovrani. Privilegio e condanna, di cui la vostra bellezza è l'unica consolazione. Se io accettassi gli omaggi di vostra altezza, come potrei mostrarmi al conte Mosca? Sarei imbarazzato quanto voi, ma è un imbarazzo superabile. Potrei rinchiuderlo per il resto dei suoi giorni nelle prigioni della Torre Farnese. L'interesse che vostra altezza manifesta per me sarebbe gradito alle vostre cortigiane. Ma se vostra altezza volesse rivolgere queste attenzioni alla principessa, vostra moglie, mi renderebbe più felice. Nessuno mi parla con questo tono, madame. Sarò la prima, allora. Avete fatto sorvegliare il palazzo questa notte? Perché? Per proteggervi. Il principe è capace di tutto quando si sente sfidato. Che altro potevo fare? Concedermi a lui? Come potete resistere al suo servizio? Non lo servo. Lo uso. Io non sono come voi. Io non so fingere. È per questo che vi amo. Vostra eccellenza. Ah, grazie. Incredibile. Stento a crederci. Il principe ha seguito i vostri consigli. Ha trascorso il resto della serata con la moglie, che sembra piangesse di gioia al mattino. Malgrado la mia abilità politica, non avrei mai ottenuto quello che avete ottenuto voi con la vostra sincerità. Comunque, se foste dovuta fuggire, sarei partito con voi. Veramente? Avreste abbandonato tutto. Senza esitare. Per voi farei tutto. Signora, c'è una visita per voi. Un prete. Un prete, hai detto? Digli che le offerte per la chiesa le affido all'arcivescovo. Ha chiesto espressamente di voi. Buongiorno, padre. Mi dispiace, ma in questo momento sono molto occupata e quindi proprio non posso.
Fabrizio. Se siete occupata posso tornare in un altro momento. Oh, Fabrizio. Allora, sei contenta di me? Oh, ti aspettavo da 3 giorni, contavo le ore. Però non mi hai risposto. Sei diverso. Come un diamante quando viene levigato. E ho imparato il latino e il greco. Immagino, ti sarai consumato gli occhi sui libri. No, ma lo studio mi è utile per l'archeologia. L'archeologia? Sì, ho venduto i miei cavalli per alcuni scavi a Miseno. E lo sai che cosa ho trovato? Una pentola stracolma di monete d'oro. No. Uno dei pezzi più belli che siano mai stati recuperati. Un busto di Tiberio. E oltre al busto di un imperatore, su quanti busti di belle ragazze hai messo le mani? Non le ho contate. Non sono un seduttore. Solo che ogni volta che incontro una ragazza carina, in quel momento mi sembra la più desiderabile. Ma il giorno dopo già mi annoio. E per questo la cambio. Tu non sei così. Io lo so che non sei così. Non è questo, è che non provo quell'emozione, quella passione che dicono si senta quando si ama davvero. Non so. Temo di non essere capace di amare. Accadrà. Un giorno anche tu amerai. E la donna che cerchi è più vicina di quanto immagini. Bene, il futuro arcivescovo di Parma è fra noi. Permettete, eccellenza, devo esprimervi la mia sentita e profonda riconoscenza. So quanto vi devo. Oh, niente eccellenza fra noi, mio caro Fabrizio. L'affetto che vi porta la duchessa fa di voi un amico, anche se non ce l'avamo mai visti prima. Ho saputo che avete superato bene gli esami. Ed io della generosa donazione al mio rettore. Chi sa educare uomini come voi merita la nostra riconoscenza. La lettera che gli avete inviato è un modello di delicatezza e diplomazia di cui vorrei essere capace. Basta con questi convenevoli, devi cambiarti. Perché? Il principe accetta di riceverti. Il conte Mosca ha ottenuto udienza per te. Chiederà che tutte le tue imprudenze siano dimenticate. Non perdiamo altro tempo, il principe non ama aspettare. Cercherò di mostrarmi all'altezza della vostra fiducia. Lo sarai. Ah, mi raccomando, mostrati al principe quanto più sottomesso e rispettoso potrai. Non è meraviglioso? Sapevo che vi sarebbe piaciuto. È perfetto. Ma non mi avevate detto che era così bello? È sempre stato bello. Ah. Da bambino era bello. E oggi è ancora bello. Ed è anche molto giovane. Potrebbe nuocergli per diventare vicario dell'arcivescovo? No, al contrario. Che c'è? Sembrate pensieroso. Accanto a voi avevo dimenticato la mia età e Fabrizio me l'ha ricordata. Pensi di non invecchiare, di avere sempre l'età del cuore, poi arriva un giovanotto e capisci di aver perduto la cosa più preziosa. Sì, 50 anni è un'età crudele quando si è così innamorati. Stazione di posta ha fatto ispezionare il suo bagaglio. Ebbene? Libri di Voltaire, Rousseau. Evidentemente non ha affatto rinnegato le sue idee pericolose, non più di sua zia. Zitto, vipera! Fingerò io di essere un giacobino. Vedrai come riuscirò a strappargli la maschera. Prego.
Vostra Altezza Serenissima. Che cosa mi dite di Napoli? Il popolo è felice, il re è amato? La buona società, come è giusto, rispetta il suo sovrano. Quanto alle classi inferiori, confesso la mia ignoranza perché non le frequento. Non consento mi parlino d'altro che del lavoro per cui li pago. Ho una bella risposta che avete preparato per compiacere. Ho studiato e riflettuto molto, Vostra Altezza. E oggi credo che a un sovrano si debba obbedienza assoluta e cieca. Io credo invece che il potere di un principe debba avere dei limiti. E a rispetto della giustizia, ad esempio, il benessere del popolo. Ma di questo non troverete traccia nel giornale che faccio pubblicare. Giornale che voi certamente non leggete. Io vi porgo le mie scuse, Altezza. Però sì, sì, lo leggo. Sì, lo leggo e lo condivido. Le parole giustizia e libertà sono solo sciocchezze diffuse dai giacobini. Guardate bene, Marchese. Troppo bene. I miei omaggi a vostra zia. Falco ben ammaestrato dalla Sanseverina. Ammaestrato, sì. Ma intelligente. E non mi piace affatto. Non sei piaciuto al principe, ma sono sicura che piacerai all'arcivescovo. Sei un del Dongo. Gina, io ho seguito Napoleone alla conquista della libertà. E ora che sono? Recito la parte di un uomo di chiesa in un paesino che crede di essere Versailles. Ma come fai a vivere qui? In balia di un potere così assoluto e capriccioso. Tutti noi dipendiamo sempre da un potere. Sia quello di un principe o delle nostre passioni. Sono felice che tu sia qui. È un grande onore ricevervi, duchessa. Permettetemi, eccellenza, di presentarvi mio nipote, Fabrizio del Dongo. Arriva dal seminario di Napoli. Portate un nome a me molto caro. Il vostro prozio, Ascanio del Dongo, era un uomo di grande pietà. Aiutatemi. Sento Ferrante Palla. Fatemi uscire dalla città. Luigi, parti! È un poeta, uno che ama la libertà, un patriota. È un medico. La signora duchessa è il mio angelo custode. Mi ha già salvato due volte dalla forca. E mi permette di dare da mangiare ai miei 5 figli. Fermatevi. Io scendo qui. Viva la libertà, a morte i tiranni. Prudenza. Sai, per un momento ho avuto paura che tu
fossi cambiata, che ti fossi dimenticata i nostri ideali. Ma mi sono sbagliato. Sei rimasta la Gina che amavo. Che altro mi raccontate? È evidente che solo della duchessa vi interessa. Allora, ha speso una fortuna per abbellire il suo palazzo. E cos'altro volete sapere di quella civetta? Da quando il nipote è tornato da Napoli trascorre tutto il tempo con lui. Parleranno di teologia. Non credo. Non è poi così innocente quello che fanno. Volete dire che sono amanti? Ma sì, questo spiegherebbe tutto. Che cosa? Ditemi. Caro Conte Mosca, attento. L'ammirazione che nutro per voi mi obbliga a informarvi che la duchessa Sanseverina, che voi amate, si comporta in modo infame. Vi tradisce con il proprio nipote, non temendo di aggiungere l'incesto alla dissolutezza. D'altra parte, questo ragazzo ha 23 anni e una donna passionale non può che apprezzare lo charme e il vigore della giovinezza. E firmi un'amica. Mosca deve averla prima delle 7. Silenzio assoluto. Sì, Vostra Altezza. Siete voi il Conte Mosca? Sì, sono io. Vieni. Puoi lavare i capelli? Volentieri. Gina. Un bagno così lo sognavi in seminario? Ho fatto arrivare questa vasca da Parigi. Immaginavo. Ogni oggetto di questa casa riflette il tuo gusto. Li ho scelti uno ad uno per consolarmi. Consolarti di che cosa? Abbassa la testa. La nostalgia dei tempi passati, dei sogni infranti. La
La nostalgia di amori lontani. Ti ho visto nascere. Cecchina? Eccomi. Cambia l'acqua. Voglio fare un bagno. Sì. Torno subito, signora. Fuori? Tu non mi hai visto nascere. Vostra Eccellenza. Ah, Conte Mosca, venite, mettetevi comodo. Non vi ho convocato per lavorare, ma per fare due chiacchiere fra amici. Oh, questa sera ho un tremendo mal di testa. Sarà quest'aria soffocante. Anche voi sembrate piuttosto provato. Nulla che meriti la vostra attenzione, Altezza. Lasciatemi indovinare, la melanconia del tempo che passa. Mio caro Conte, la conosco bene. Anch'io, come voi, sto invecchiando. Ma voi avete la fortuna di avere vicino una donna ornata con tutte le grazie. Il piacere del potere non è nulla paragonata alla felicità che danno la tenerezza e l'amore sincero. Vorrei potermi ritirare, Altezza. Siete sofferente? Uno stordimento. Questo scirocco, probabilmente. I miei rispetti. Siamo arrivati, Eccellenza. Grazie. Benvenuto, Eccellenza. Avverto subito la contessa. No, aspetta. Posso fidarmi di te? Lo sapete bene, Eccellenza. Prendi, sono tuoi. Per me? Sì, rispondi. La duchessa e Fabrizio fanno l'amore? Rispondimi. Fanno l'amore? No. No? Non ancora. Il conte. Cosa volevate? Niente. Niente, vi dirò domani.
Ma che voleva? Non lo so. Mettimi l'altro orecchino. Mi ha fulminato con lo sguardo. Ho avuto la sensazione che se avessi avuto un pugnale mi avrebbe ucciso. Se lo avesse fatto, mi avrebbe perduto per sempre. Shekina? Shekina, dove sei? Voi, duchessa, qui? Ti ho cercato dappertutto. Che ci fai in cucina? Il conte me li ha dati e non ho capito più niente. Perché? Che cosa ti ha chiesto? Se la signora duchessa e Fabrizio fanno l'amore. E tu? Cosa hai risposto? No. Non ancora. Ti perdono. Ma ad una condizione. Non dire a nessuno quello che è successo. Questa sera e in questa piazza lo spettacolo che ha emozionato tutte le corti di Francia. Arrivo subito. La Dragona, Pamplona, creando emozioni incredibili a nobili e plebei. Ecco, questo è il vino. Venite, signori e signore. Vedrete il nostro spettacolo. Come ti chiami? Marietta. Fabrizio. A lavorare, vai. Non perdete questa grande occasione. Lo spettacolo più incredibile del mondo. Lo spettacolo di amore, sangue, gelosie, grandi uomini e piccoli. Venite, venite ed accorrete numerosi. Luigi! Luigi! Arrivo, duchessa. Prepara la carrozza. Subito. E lo avreste ucciso? Sì. Prima lui e poi me. Ero divorato dalla gelosia. Ho vissuto momenti atroci. Che follia! Come avreste potuto? Fabrizio vi ammira, vi rispetta. Mi ha detto che avrebbe voluto un padre come voi. Un padre? Qualunque cosa vi dicano di me, non dubitate mai della mia lealtà. Vi credo. Ma non dobbiamo farci manipolare. Il principe ci tende dei tramelli. Sapete, mi nominerà primo ministro. Prego. È meraviglioso. Meraviglioso e pericoloso. Più hai potere, più hai nemici. Gina,
Dobbiamo restare uniti. Lo saremo. Io, voi e Fabrizio. Contro tutti. Andiamo. È l'opera benefica che vorremmo avere. Cioè, sì, prego. Sì, duchessa. Vostro nipote è il vicario che aspettavo. Sono stato il successore di un Del Dongo e, se Dio vorrà, un Del Dongo sarà il mio successore. Si può sapere perché il conte Mosca ha deciso di dare questo ricevimento? Per festeggiare la sua nomina a primo ministro. Primo ministro? Ma come? Io dovevo essere nominato primo ministro. Come ha fatto Mosca? Ministro? Con l'appoggio della principessa, che ama molto la Sanseverina, e quello del marchese Crescenzi, che presta denaro al principe, senza contare il sostegno del generale Conti. Ma come sono stato io a far nominare Conti generale? Mosca è stato più abile di voi. Ha offerto a Conti l'ingresso della figlia in società. Sì. Conte Mosca. Ministro, vi ringrazio per l'invito. Mia figlia. Divertitevi. Certo. La prima volta che l'ho vista era graziosa. Oggi è la grazia in persona. A chi è stata promessa? Clelia ha carattere. Ha respinto diverse proposte, ma suo padre non le permetterà certo di respingere Clelia. Quella del marchese Crescenzi. Marchese, un uomo generale. Piccolo di statura, ma il più ricco di Parma. Siete persino più bella di come vi descrivono, signorina Conti. E voi più galante di quanto temessi, marchese Crescenzi. Posso avere il piacere di invitarvi a ballare? Certamente, Fabrizio. Vi ricordate il mio nome? Mi avete chiesto di non dimenticarlo. È vero che sposerete il marchese Crescenzi? È mio padre che lo vuole. Tanto lui è un altro, che differenza fa? Se non lo amate, c'è differenza. E voi? Perché siete andato in seminario a Napoli? Per vocazione? Vi siete informata su di me? Ho ascoltato che cosa dicono di voi. Per capire chi siete diventato. E che cosa dicono di me? Che diventerete presto il vicario del vescovo di Parma. Non è ancora detto. Adesso che vi ho ritrovato, spero di potervi rivedere presto. E perché dovremmo rivederci? Siete già di un'altra donna, voi. Che cosa dite? Di chi? Della duchessa. Vostra zia. È la prima cosa che dicono di voi. Tutti lo dicono.
con te devo parlarvi. Non credo sia una buona idea abitare nel palazzo di mia zia. Vorrei allontanarmi da Parma. Ne siete sicuro, caro Fabrizio? Sì. Sì, è la cosa migliore per me, per mia zia. E anche per voi. Piace, eh? Credo che lo farò castrare, così si calmerà. Non lo fate. È giovane, ha temperamento. È magnifico. Di sicuro diventerà un eccellente cavallo. Allora è vostro. Vi assomigliate. Se avessi un figlio, lo vorrei come te. Disposto a morire da eroe. Vatelo ha infranto i tuoi ideali, ma non ti ha distrutto. Come me, hai abbandonato i sogni di gloria. Ma non il gusto per la vita, che è la più grande virtù per un uomo. Ecco la villa. Li vedi quegli scavi? Lì abbiamo trovato i resti di una villa romana. È la mia passione l'archeologia. Posso? Questi sono ricordi di un tempo felice. Per noi che sognavamo l'impero di Napoleone, sono un conforto. È la prima volta che un uomo del vostro prestigio mi parla con franchezza. La sincerità oggi è più rara di tesori come questo. La villa è a tua disposizione. E Bruno sarà al tuo servizio. Eccellenza. Tieni, Bruno. Ah, sì, ci penso io. Grazie. Magnifico. E dimmi, vuoi che spieghi io la situazione a tua zia? No, lo farò io. Glielo devo. La villa è un vero paradiso per me, che sono appassionato di archeologia. Signora Duchessa, è arrivato il conte Mosca. Digli che sono malata. Dov'è la lettera? È qui. Mi tratta come una delle sue amanti. Signora Duchessa, non bisogna far soffrire il conte. Sono 3 giorni che si presenta e voi non volete vederlo. Mi ha abbandonata. E come scusa mi parla di archeologia? Chiama Luigi. Digli di preparare il calesse. Prepara i miei vestiti. Hai finito con quei cocci, pulisci. Visite, signore. Mi aiuta con questa cassa. Vengo io. Ho letto la tua lettera. Allontaniamoci. Mi consolo. Vedo che ti appassioni a cose più vecchie di me. Non mi parlare così. Cerco solo di comportarmi correttamente. Correttamente. Perché? Che c'è di male a stare da me? Io vorrei dimenticarti, ma non ci riesco. Ho bisogno di vederti, di toccarti. Non possiamo. Non possiamo. Lo sai anche tu.
Tu sei... Chi? Chi sono? Tua zia? Immagina. Immagina che io non lo sia. No, non ci riesco. Anche tu mi ami come io amo te. Mi hai sempre amato. Oh, Fabrizio. Grazie signori, grazie. Finale di fuoco! Bravo, bravo. Che faccio, dove va? Sì, finita anche stasera. Sì, sì, sei molto brava. Grazie. Riceverai tantissimi complimenti da tutti gli spettatori. Abbastanza. Ma mai per il mio talento. Perché? Tu potresti ballare in un vero teatro a Parma o in un teatro a Milano. Mi state prendendo in giro? No, no, niente affatto. Hai le gambe da ballerina. Grazie. Ma io sono troppo grosso. Vieni con me. Dove? Lontano. Io vorrei venire, ma prima dovete chiedere il permesso alla vecchia capocomica. Grazie, signori, grazie. Uno scudo in più e andrà tutto per il verso giusto. Prego, signori, prego. Ma state attento a Giletti. Grazie. Pensa che Marietta sia sua. È molto geloso. Portatevela via e fate in fretta. Grazie. Prego, signori, prego. Carissimo, ho esitato a lungo prima di scriverti questa lettera. Quando Napoleone liberò Milano dagli austriaci, mio fratello fuggì a Grianta,
lasciando sua moglie e tua madre sola a difendere il palazzo. Quella povera donna, per farsi coraggio, mi richiamò dal collegio dove ero. Avevo 13 anni. Gli ufficiali di Napoleone venivano alloggiati nei palazzi nobiliari. Uno dei due ufficiali che avevamo ospitato si era fatto le scarpe con i resti di un cappello legati con uno spago. Non voleva fare brutta figura, ci disse più tardi. Quell'ufficiale si chiamava Robert. E se io non fossi tua zia? Lasciate così? No, vado a cacciare le allodole. È una bella giornata. Non vi piaccio più. Ti amo tanto, con tutto il cuore. Ma ho bisogno di un po' d'aria. Sì. Non possiamo stare a letto tutto il giorno. Io con voi potrei. Marchese, venite a vedere. L'abbiamo trovata lì. Allora, continua a scavare, se... Sono venuto a prendere Marietta. Tieni. Marietta è libera di andare dove vuole. Marietta va dove dico io. Te lo ripeto, sono venuto a prendere Marietta. Tranquillo. Marietta è tua. Ucciderà. Te la faccio pagare, dannato! Sì! Signore, come state? Prima lui. È morto.
Signore, andatevene o vi arresteranno. Perché? Io mi sono solo difeso. Avete ucciso un uomo. Giletti è un informatore della polizia. Se vi trovano, vi arrestano, non vi lasceranno più. Il conte Mosca è primo ministro, spiegherò tutto a lui. Intanto mettetevi in salvo. Io avverto il conte Mosca. Il passaporto di Giletti. Andate verso nord, oltre il Po. Prendi questi soldi. No, non li voglio. E prendili. Mi hai salvato la vita. Andate, signore. Buona fortuna. Tutte queste storie per una ballerina di strada. Che diamine, queste cose si fanno fare ad altri, non è usanza farle da sé. Che idiota. Un uomo come Giletti. Non si uccide, lo si compra. Eleganza di modi ormai perduta, vostra altezza. Dove si nasconde? Ma chissà, forse in qualche casa amica a Parma, forse... E già al di là del Po, direi che è meglio così, un intrigante di meno a corte. Ma Rassi, Rassi! Non capisci proprio niente di donne. Quali donne, vostra altezza? Vabbè, la sola degna di questo nome a Parma. Ah, la duchessa. Tu sai quanto sia legata al nipote. Devi avere in pugno lui per avere lei. Ce n'è voluto di tempo, ma adesso è mia. Faccia aprire subito un'inchiesta contro Fabrizio Del Dongo per omicidio. E riportamelo qui, vivo. Per riaverlo la duchessa farà tutto ciò che voglio. Se fosse rimasto qui con me, non gli sarebbe successo nulla. Ora è ferito, solo, braccato come un animale. Là per tradimento, qui per omicidio. Stavolta lo troveranno. Lo troveranno e lo uccideranno. Calmatevi. Ho allertato tutti i miei agenti. Ormai è tardi. È tardi. Quello che è successo è solo colpa vostra. Colpa vostra, colpa vostra, 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 vostra. Calmatevi, vostra. Gina. Gina. Ve lo riporterò, ve lo prometto. Ve lo prometto. Credetemi. Cosa c'è, Clelia? Nulla. Una sensazione.